L'amministrazione della Regione Marche è ora 4 capoluoghi di provincia su 5 con sindaci di centrodestra. La vittoria elettorale ad Ancona di Daniele Silvetti di Forza Italia, espressione della coalizione di centrodestra che ha primeggiato al ballottaggio su Ida Simonella del centro-sinistra, è un tassello che non può lasciare indifferente la politica di un territorio pesarese, ultimo baluardo di una corrente sempre più accerchiata da una maggioranza di tutt'altro colore che continua a lavorare mietendo successi. Una giornata storica che ha visto trionfare la città di Ancona, ma anche tantissime città all'interno della nostra nazione, città che erano in mano da sempre alla sinistra. È un risultato emblematico che testimonia il fatto che la gente si è stancata di questa sinistra, che è più legata alle logiche di potere che all'interesse delle persone. Ora è il momento di metterci a lavorare, ma stiamo già lavorando da mesi per Pesaro, per il nord delle Marche, per Fano, per tutte le città che andranno al voto, perché ora veramente di liberare queste città da un'oppressione che ormai pesa da 70 anni in maniera molto forte. Il centrodestra che si prende Ancona dopo oltre 30 anni impone dunque riflessioni agli errori del Partito Democratico da correggere in vista delle elezioni amministrative che chiameranno al voto Pesaro e Fano nel 2024. Probabilmente il centro-sinistra, come purtroppo capita spesso, non riesce, come dire, ad intercettare quelle che sono le esigenze dei propri cittadini, e quindi questi sono risultati che probabilmente non nascono anche da qualcosa che non andava probabilmente anche prima, perché dire che tutta colpa della neocandidata sarebbe sbagliato, e probabilmente appunto non si è riusciti ad andare incontro alle esigenze. Ma dall'altra parte l'errore più grave è, secondo me, quello di non essere riusciti a fare una coalizione ampia. Il centro-sinistra si è presentato diviso, tantissimi candidati a sindaci, i 5 Stelle sono andati da soli, e tutte queste cose alla fine si pagano e pesano. Oggi l'alleanza è importantissima, e quindi quando ci si presenta è importante presentarci uniti, almeno con quelle forze che si rifanno al centro-sinistra. Ora dobbiamo cercare tutti a livello regionale, quindi come partito, ma anche come chi ha un ruolo come il mio, ma anche tanti altri che sono amministratori e che rappresentano comunque una parte politica, ma ovviamente rappresentiamo tutti i cittadini. Dobbiamo cercare di riprendere, io dico sempre, contatto con i cittadini, quel contatto diretto che è molto faticoso ma che è fondamentale.